Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Non so se siete pronti al cambiamento, ma è successo questo. Con calma avrò modo di spiegarvelo. Comunque, buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog e soprattutto nel primo vlogmas di questo 2021. Sono ancora rinco, raga, però adesso ripeto, vi racconto un po' di cose, abbiamo un sacco di cose di cui parlare insieme. Quindi oggi ecco sicuramente non sarà una giornatina noiosa. Sto preparando la mia colazione, mi sto facendo il porridge e poi sono pronta per fare due chiacchiere. Più o meno perché la voce va e la voce viene. Ed eccoci qua con la mia colazione. Tra l'altro stavo recuperando la live di hobby, cagnolini hanno mangiato. Solita nostra postazione della chiacchiera mattutina. Ripeto, perdonatemi la voce, anzi che si è ripresa perché ieri che sono tornata, cioè ero quasi afona praticamente. Ogni tanto ancora quando dico qualche parola, oppure quando provo a cantare, raga, quando provo a cantare è imbarazzante, cioè non mi esce nulla. Comunque sono tornata con la mia tazza di cookie e non il cookie in carne ed ossa che ho visto dal vivo, ma dettagli. Comunque, ragazzi, è stata un'esperienza. Cercherò di essere breve e concisa perché so che, ripeto, non interessa a tutti. Ho già intasato per una settimana il tutto, quindi insomma, sì. Però è stata una delle cose più belle che abbia mai fatto in vita mia. Vi auguro di poterlo fare prima o poi a tutti, perché veramente, a parte i loro concerti, raga, cioè, proprio another level, ok? Però il tutto, l'atmosfera, io sono stata una settimana in una bolla di cose meravigliose, ve l'ho detto anche su Instagram, perché è stata una settimana solo dedicata ai BTS, dove andavamo, dove mangiavamo, di cosa parlavamo e tutti i concerti, cioè io mi sono fatta tutte e quattro le date, non so se avete presente tutte e quattro le date, contrariamente a come mi avevano detto tutti, ma vai a vedere i quattro concerti tutti uguali, no. Ma io ne ero sicura che loro cambiassero almeno, non dico tutte e quattro le date, sempre canzoni diverse, ma che cambiassero qualcosa. Invece, letteralmente hanno cambiato ogni volta qualcosa. Quindi è stato tutto perfetto. Loro, raga, così, loro sono così perfetti anche dal vivo che sembrava di vedere un video su YouTube, letteralmente ogni volta. Infatti, io ero là ogni tanto che mi stoppavo, cercavo di guardare il palco invece che lo schermo e di ricordarmi che effettivamente, cioè, erano lì. Quindi è stato veramente bellissimo. Appunto, poi vedere tutte le persone in giro anche nella città proprio di Los Angeles, anche quando ci sono stati quei 2 giorni di pausa in cui abbiamo visitato la città, siamo andati, no, a posti, eccetera. Era sempre pieno ovunque di qualsiasi tipo di fan. Quindi era tutto bellissimo. Tra l'altro, come vi avevo anche detto prima di partire, senza farlo apposta, noi avevamo l'hotel, la casa, insomma, che avevamo preso, letteralmente nello stesso quartiere dove loro avevano l'hotel. Tant'è che a un certo punto abbiamo scoperto questa sorta di rooftop sul nostro palazzo, che tra l'altro era bellissimo, che dava proprio sul loro hotel. Quindi ogni volta che noi tornavamo dai concerti o che la sera ci mettevamo lì e vedevamo l'hotel, dicevamo, oh mio Dio, cioè, sono lì, sono letteralmente lì. E magari appunto loro stavano facendo una live nell'hotel e quindi facevamo, stiamo guardando la live, cioè, due pazze, ma comunque ci sta. Ci siamo divertite da matte. Abbiamo urlato come due matte. Allora, le prime due date che ho fatto da sola, ho urlato perché ho urlato. Anche perché, raga, io non lo so se è il pubblico americano, ma in generale, comunque non c'erano solo americane, c'erano persone da tutte le parti del mondo, eh. Questo sì. Però ovviamente più americane. Loro non cantano, cioè io non lo so perché loro non cantano, cioè urlano ogni tanto, però non cantano. Paradossalmente neanche i pezzi in inglese cantavano, quindi io non ho capito che tipo di persone ci stavano ai concerti. Mi sono accorta la prima giornata in cui io sono arrivata dall'aereo, sono andata al concerto, che ero al quinto anello. Lì le fan più vere che io abbia mai visto stanno tutte al quinto anello, paradossalmente. Tant'è che praticamente io ogni volta che cantavo, anche i pezzi in coreano, cioè il mio coreano ovviamente non è buono, molto arrangiato, ma almeno io te le canto le canzoni. Loro zero, quindi mi sentivo solo io. Cioè, solo io. Mi ricordo la prima volta che è partita Blue and Grey. Raga, cioè, mi ero un attimo impanicata perché dico, oddio, ho sbagliato qualcosa. No, no, in realtà, grazie cani che abbaiano. Quindi io vi giuro, sconvolta da questa cosa, ho detto, vabbè,
Poi, vabbè, le due date che ho fatto insieme alla mia amica Alessia, ve lo devo dire, cioè lì ci siamo proprio sgolate, tant'è che io sto ancora così. Ne abbiamo urlate di ogni. E poi, vabbè, loro ci si mettono, perché non so se avete visto il buon JK, che ha una certa. Mi pare o il primo o il secondo giorno si è rotto il bottone del blazerino, che già quel blazerino è precario. Quindi, cioè, ve lo devo dire, vabbè, non so se lo sapete, ora lo sapete. JK è il mio bias. E Jung è il mio bias breaker, che si è confermato proprio con prepotenza, perché mamma mia ragazzi, quell'uomo con i capelli ginger, cioè per me ha fatto veramente tanto tanto male. Poi in generale loro sono esilaranti, cioè Jin che ogni volta usciva con un codino diverso, Vi che si è vestito come le guardie di Squid Game, tra l'altro è diventato virale ovunque, anche perché a una certa gli hanno fatto sta ripresa a grande schermo, che raga non so se lo sapete, ma lui ha vinto tipo o volto più bello o comunque uomo più bello dell'anno, e se l'è preso tutto, cioè quello schermo se l'è preso, se l'è mangiato, se l'è rigurgito, cioè vi giuro. E tra l'altro, concludendo poi in bellezza, ultimo giorno, quindi quarta data, a parte che stavamo centrali davanti, l'unica cosa rosicata c'era un cacchio di filo che ci copriva un pezzo di schermo, quindi i video che ho di quel giorno c'hanno sta cosina qua, però vabbè. Ho saltato, cioè ho fatto di tutto, ero sfinita a un certo punto, però hanno cantato anche My Universe. Infatti ci sono stati diversi ospiti, c'è stata Megan Thee Stallion, c'era Halsey tra il pubblico, però non ha cantato con loro. Infatti non ho capito questa cosa, però vabbè, magari non gli andava, che ne so. E poi appunto c'è stato Chris dei Coldplay, io ero sicura la cantassero, infatti di solito finiscono con Permission to Dance. E invece stavolta prolungavano sta Permission to Dance, ma qualcosa mi puzzava, avevano delle facce strane, tant'è che a un certo punto, cioè, ciao, lì mi avete persa. Tant'è che mi sono piegata in due quando ho rivisto il video, perché prima che iniziasse il pezzo di JK, mi sento io che faccio, vai amore! Cioè, ragazzi, proprio come, proprio super proud. No, ve lo devo far vedere perché vi giuro, è esilarante. Cioè, io non me ne ero neanche accorta di averlo detto, capite? Voi lo sentite che mi sento solo io, vero? Perché nessun altro cantava, cioè era imbarazzante. Quindi spero nei prossimi concerti, prima di stare io sono sempre stata bene con i posti, cioè anche al Quintanello per me si vedeva bene. Ovviamente quando poi sono scesa al secondo ancora meglio, che ve lo dico a fare. Però io mi sono fatta Quintanello, secondo anello, terzo anello e secondo anello. Quindi prossima volta magari cerchiamo di fare secondo anello, primo anello, parterre. Apprezzerei, ma apprezzerei in qualsiasi caso. Tra l'altro hanno annunciato che faranno altre date a Seoul a marzo del 2022, che però si dovrebbe chiamare sempre Permission to Dance, quindi credo faranno lo stesso tipo di tour, lo stesso tipo di canzoni. Da quello che so, a Seoul la situazione sta solo peggiorando, quindi non ho capito che tipo di concerto vogliano fare, però staremo a vedere, ripeto. Quindi questo era più o meno, tanto ne riparleremo più avanti, anche se avete qualche domanda scrivetemi. Adesso recupero hobby. Mamma mia, sta cominciando a fare freddissimo, freddissimo, quindi mi sono dovuta mettere il giacchettino. Comunque, non so se ve l'avevo detto, ma l'ultima sera, cioè sulle storie ve l'ho detto, qua di certo no. Comunque l'ultima sera, lì ai concerti, di solito uscivamo sempre un po' tardino perché ci mettiamo un po' ovviamente a uscire dalla nostra sezione, andare verso l'uscita. Invece l'ultima sera l'uscita era proprio dietro i nostri posti, quindi siamo uscite subito, entro tipo 10 minuti. Stavamo andando verso il parcheggio, stavamo ferme al semaforo. A un certo punto stavamo per passare, ci hanno fermate e in lontananza sentiamo una sorta di sirena, tant'è che per un attimo ho pensato che okay, qualcuno si è sentito male e la stanno portando via. In realtà poi ho visto la motocicletta della polizia, insomma di qualcuno, di quelli che ti scortano, quindi ho detto ecco là, oddio, mo chi è che deve passare, mo chi è che deve passare. E a un certo punto abbiamo visto tutti i furgoncini neri, le macchine nere, tant'è che non ho fatto neanche in tempo, cioè avevo il telefono in mano ma ero così presa a guardare il tutto che non ci ho neanche pensato a registrarvela. Però vabbè, ci sono dei video su internet, se li ritrovo magari vi metto qualche spezzone, perché è stato tutto così paradossale.
E ci sono letteralmente passati davanti. C'era una macchina con i finestrini un po' più chiari che ho visto dai video da che partivano dal parcheggio, che Jungkook aveva abbassato il finestrino e aveva salutato. Quindi, e io ho visto una persona che da dentro il finestrino ha salutato. Però non so effettivamente se fosse lui o se fosse qualcun altro perché non si vedeva bene. Però non lo so, il pensiero che mi siano sfrecciati davanti gli occhi in questo modo è stato. Tant'è che quando sono passati. Io e questa mia amica continuavamo a guardarci e a dirci: no, non è vero. Poi stavamo zitte per un po'. No, non è vero. Cioè, vi giuro, ma tutto così paradossale. E come ho detto poi anche nelle storie, anche perché lì è l'unico posto dove ho parlato. In questo viaggio, in questi giorni, ci sono letteralmente girati intorno. Tant'è che la sera che loro sono andati a mangiare a Koreatown, noi volevamo andare a Koreatown. Quando eravamo alla spiaggia di Malibu, è uscito il video di Hobby dove stava in spiaggia. Praticamente abbiamo fatto lo stesso viaggio. Adesso comunque devo aprire un po' di pacchetti che mi sono arrivati in questi giorni. E poi dopo volevo anche farvi vedere le cose che ho acquistato lì a Los Angeles, che in realtà sono due cavolate due. Tornassi indietro forse avrei preso qualcosina in più, ma non c'è stato proprio neanche il tempo. Ma a parte ciò, perché avevo paurissima che il peso della valigia mi sforasse, che poi dovessi pagare la differenza, bla bla bla. Quindi ho detto: vabbè, fammi sta ferma e basta. Ho preso proprio due cosine. Pacchettino Nabla. Questo qua mi è arrivata l'email, quindi già so che cosa c'è dentro. E sono praticamente i due best seller di quest'anno. C'è la Glorious Lights Palette, palettina dei glitterini. E poi c'è il Vicious Mascara nella versione Gold Edition. Ci hanno fatto tutto il pack d'oro. Ragazzi, c'è i brillantini al posto degli occhi. Bellissimo, bellissimo. Questo qua è il pacchetto di un prodotto che vi devo far vedere a brevissimo. Quindi presto ve ne potrò parlare meglio. Detto ciò, ora per fortuna che mi sono arrivati questi pacchetti perché devo rimpacchettare alcune cose che devo mandare indietro su Amazon. Praticamente avevo comprato tipo il phon da viaggio che però non ho usato. Quindi lo devo rimandare indietro. Idem queste. Avevo preso queste mascherine, quelle trasparenti, perché ho detto magari sono più comode da portarsi. Me le sono scordate qui, quindi cioè letteralmente non le ho neanche aperte. Continuiamo con Bath & Body Works. Qui ci sono delle cose che devo regalare, quindi non ve le faccio vedere. Ah, ecco dove era finito il mio balsamo labbra. Poi ho comprato tre di questi igienizzanti mani spray. Credo tre, li ho pagati $15 e sono fatti in questo modo. Uno ce l'ho nello zainetto. Poi ho preso Frosted Coconut Snowball e poi ho preso il Winterberry Ice, che è fatto così, rapido e indolore. Poi siamo andate l'ultimo giorno o il penultimo giorno, non mi ricordo. Un giorno. Siamo andati ad uno store a Koreatown che è piccolissimo, però se siete collezionatori soprattutto di CD, DVD e bla 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 bla, andateci. Andateci, si dovrebbe chiamare K-Pop Town, una cosa del genere. E io e la mia amica Alessia in realtà collezioniamo i CD dei vari album perché a parte sono super dispendiosi, ma tanto tutte le canzoni me le posso sentire sul telefono, su Apple Music, su Spotify, eccetera, eccetera. Però c'è a chi piace collezionarli, quindi alzo le mani. Comunque, noi avevamo sempre detto questa cosa. Proviamo a comprare un album e vediamo chi ci esce, perché dentro ogni album c'è poi una photocard, che tra l'altro si collezionano pure le photocard, ma alzo le mani anche lì. Quindi abbiamo detto proviamoci e vediamo chi ci esce, appunto, il mio bias JK, il suo bias Jimin. Quindi io ho detto vai. Prendili tu a caso e me lo dai. Io non so, chiamatelo nel senso come vi pare. Però abbiamo preso Love Yourself Answer, che è uno dei miei album preferiti perché ha un sacco delle canzoni che mi piacciono. Io ho detto: ok, io apro il tuo e tu apri il mio. Dalla faccia che ha fatto ho subito capito chi aveva preso per me. Dio, ti prego, cioè, se questi sono segnali, non lo so, devi essere un po' più specifico perché. Boh. Comunque, prima photocard, prima e ultima probabilmente. Comunque, JK, ehi. Madonna, che faccia sbattuta, raga. Guarda, guardate che occhiaie che ho. Ti prego, JK, non guardare mai questo video. E io apro il suo e ovviamente chi è che ci esce fuori? Jimin. Quindi, cioè, veramente è assurdo perché non è che dici è uscito a me,
A lei no, è uscito a lei e a me no, cioè proprio a tutte e due. E quindi abbiamo fatto anche questa esperienza. Ecco come si chiama lo shop. K-pop Music Town. Poi praticamente fuori dal concerto. Allora, noi non siamo mai riuscite ad andare prima. La volta che siamo arrivati più presto siamo arrivate alle 4:30 circa. Perché se no arrivavamo sempre proprio quando aprivano, quando cominciavano ad aprire i vari ingressi per poi entrare. Quindi non ci siamo mai fatte un vero e proprio giro intorno allo stadio. Perché se arrivavate tipo prima, c'erano già persone che cominciavano appunto ad andare, c'erano persone che si erano organizzate anche per fare il progetto del compleanno di Gino, non so se l'avete visto, seduta lì nei prati che faceva questa sorta di cappellini per le Army Bomb con le lune, e c'era poi queste altre persone che davano i freebies, si chiamano, che sono tipo degli omaggi, non lo so, delle cose fatte a mano. Oppure stampate, oppure dei braccialettini. Quindi ci hanno dato questo. Questo, raga, è bellissimo. Bellissimo perché rimane proprio come ricordo. Infatti c'è scritto BTS Permission to Dance LA 2021. Borahe. Raga, mi ci mi metto a piangere. Poi c'era lo stand di Laneige che dava questi qua. In realtà i campioncini li aveva finiti. Quindi ci siamo prese solo questi. Sono tipo dei cosettini che potete appendere anche all'albero di Natale, ad esempio, fatti a stand. Quindi qui che abbiamo RM, J-Hope, Chin. Qui abbiamo JK, Yoongi, Jimin e Taeyeon. Poi, dopo 4 ore letteralmente di fila per entrare al Line Friend Shop, che è il negozio dove ci sono più che altro, cioè io volevo entrare per fare la foto con le varie impronte delle mani che appunto ci sono là dentro. Però poi ho detto vabbè, se trovo qualcosa di carino me lo compro. Oh raga, il negozio apriva alle 11, noi ci siamo messe in fila alle 11:20 e abbiamo fatto 4 ore di fila just for you, just for you. E dietro c'era ancora non so quanta gente, quindi io non so che cosa poi hanno comprato con le ultime persone che sono entrate, perché non c'era nulla. Infatti le uniche cose che sono riuscita a prendere sono questo, che è un hairband per i capelli, tipo un cerchietto. Allora, i miei preferiti, quelli che trovo più carini della BT21 Line, sono Cookie, a prescindere se fosse stato il mio bias o meno JK, però proprio i personaggini. Mi piace tantissimo Cookie, mi piace Mang, è il mio preferito in assoluto ed è quello che rimane sempre. Era pieno di peluche di Mang, io devo capirla sta cosa. E poi in realtà mi piace tantissimo anche Koya e Tata. Rispettivamente la Cookie è quello di JK, Mang è quello di J-Hope, Koya è quello di RM e Tata è quello di V. Veramente non c'era niente di Cookie, non c'era niente, c'era questo. Infatti ho preso proprio tipo le ultime cose. Poi questo qui, che è un porta coins, un porta spiccetti, con scritto Surprise Attack Cookie. E poi ho preso questi che sono tutti sticker che si attaccano col ferro da stiro ai vestiti, ai cappelli, tutte queste cose così. Quindi c'è questo qui di Shuki, che è il personaggino di Suga. Poi questo qui, questo qui è troppo carino, con scritto Have Got a Heart Bath, perché letteralmente c'è Cookie. Ha un cuoricino dietro la coda, non so se lo vedete anche qua dietro a sta codina. Poi un altro di Shuki, qui c'è scritto Born to be Sweet, che è veramente paradossale, bellissimo. E poi un altro di Cookie, cioè hanno preso due di Cookie e due di Shuki. Questo qua con scritto Nevermind, questa sono io in questo momento praticamente. E poi aspettate perché ho trovato un altro freebies, questi qua li ha fatti la mia amica Cristina. E appunto li dava lì al concerto, però a me Alessia ce li ha fatti personalizzati. A me lo ha fatto con JK. E appunto è una sorta, no, di biglietto. Troppo carine queste cose, cioè sono stati veramente tutti, tutti carinissimi. Cioè se mi dicessero tipo devi rifarti 17 ore di volo, ma anche 20, anche 30, e riandarci in questo momento, cioè io partirei così in pigiama come sto. Chi si è visto, si è visto, raga, ciao. Cioè, andrei proprio istantaneamente. Ma se mi dicessero devi fare sta cosa tutti i giorni, li puoi vedere una volta a settimana, ma ogni volta devi farti queste 30 ore di viaggio.
Perché c'è importanza farsi 30 ore di viaggio, ma chi se ne frega. Ci metterò un po' ad uscire da questo loop, lo so. Però bisogna tornare belli attivi, anche perché bisogna lavorare, lavorare, lavorare per continuare a mettere da parte i soldi per i prossimi concerti, quindi comunque non se ne esce, no raga, una volta che ne provate uno, cioè, voi non ne uscite più, cioè non ne uscite più letteralmente. Gwenda si è messa sul cuscino, non ha capito l'andazzo che ora se ne deve andare. Gwenda? No, 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 ora devo rifare il letto, mi sa che te devi proprio togliere. Poi, praticamente questo keychain di Cookie me lo sono trascinata per tutte le lei, quindi ieri l'ho pulito e lo sto facendo asciugare. E poi la mia amica Alessia mi ha portato questo. Mi ha portato questo qui che è un mini peluscino di Cookie. Vedete, qua si vede bene il fatto che ha il cuoricino sul culetto. Infatti anche questo è venuto al concerto con me. Se andate sul mio Instagram ci sono le foto. Impacchettato i resi di Amazon. Messo più o meno qualcosina a posto. Ho rifatto soprattutto il letto, cambiato, eccetera. Ho pulito, spolverato. Qua diciamo che è rimasta la cosa da mettere a posto, ma lo faccio dopo perché non c'ho voglia. Ho trovato il link per rivedere il concerto del quarto giorno che hanno mandato online. Quindi mi sto facendo del male e lo sto rivedendo. Lo so, non si fanno queste cose. Cioè, non si fanno queste cose. E tra l'altro devo ancora fare la skincare perché non so se lo sapete, non so se ci avete mai fatto caso, ma quando volate, prendete gli aerei in generale, la pelle si secca tantissimo, quindi ovviamente devo fare qualcosa, devo reidratarla. Tra l'altro sono le 2:20, quasi e mezza, quindi prima o poi dovrò anche pranzare. Una delle cose più importanti quando si torna da un viaggio che ha comunque tante ore di differenza con il posto poi in cui si torna o in cui si arriva, io non finirò mai di dirlo perché molti hanno questo deal con il jet lag, la cosa più importante è seguire gli orari del posto. Non importa a che ora arrivi, segui sempre gli orari. Tipo, ieri sono tornata che erano le 10:30, 11 di mattina. Ho fatto una tirata fino alla sera. Ho faticato ad arrivarci. Verso la fine, sì. Infatti, sono andata a dormire tipo alle 9. Però oggi mi sono svegliata tutta tranquilla dopo aver dormito le mie ore e via. Tra l'altro, mi sa che sta pure per piovere. Quindi fammi tirare dentro lo stendino. Mia madre ieri ha fatto l'albero, si vede che ha fatto mia madre. Guardate, questa metà ci stanno due cose argentate, così a caso che non c'entrano nulla, vabbè. Comunque ha fatto l'albero. Raga, il mio spirito è natalizio, cioè se prima era tipo, non lo so, su una scala da 1 a 100, negli anni passati era 40, quest'anno, ma già da 2 annetti a questa parte, è sceso al 5%. Quindi giusto la tolleranza di qualche film natalizio. Poi per il resto c'è Grinch proprio forever and ever, ormai lo sapete. Comunque vi giuro, quanto fa strano vedere queste clip, cioè sapendo che io me lo sono visto lì, cioè, ciao, innanzitutto, sì. Togli sta schermata nera. Madonna ragazzi, fai, Guardate i capelli di Yoongi che strani da dietro. Sto continuando a guardare il video, l'ho fatto vedere anche a mia madre. E continuavo a dire no. Io non l'ho visto dal vivo sta cosa. Io oggi nei Allora, per quanto riguarda Beppe, che sappiamo tutti che tipo di canzone è, praticamente io ho cambiato lato quasi ogni sera, ok? Il primo lato, la prima sera ero alla destra del palco, ok? Visto da loro centralmente, quindi se loro stanno centrali io ero alla loro destra. E ovviamente Beppe, da che parte me l'ha fatto JK? A destra. Seconda sera ero sempre a destra e ovviamente Beppe l'ha fatto a destra. La terza sera io ero a sinistra e dove mi ha fatto Beppe? A sinistra. L'ultima sera io dove ero? Al centro. Quindi mi aspettavo che l'avrà fatto, l'ha fatto a destra, l'ha fatto a sinistra, quindi io si rimette a destra o a sinistra, cioè non mi becco un'altra volta in faccia.
Invece, ragazzi, quindi io a questo punto dico, la nostra connessione è così forte che lui sapeva addirittura dove io fossi seduta e ogni volta sempre in faccia mi ha fatto. Quindi io veramente, cioè, in questo pezzo, infatti, quando l'ho registrato col telefono, mi sento io che faccio la mia amica, gli faccio Alessia. Alessia, guardate, guardate se questo uomo rimane in faccia un'altra volta. Sac. Quindi allego. Allora. Aspettate. Mentre ero lì, molte delle cose che traducevano o che dicevano al microfono non si sentivano, quindi molte delle cose che avevano detto non le avevo capite, ovviamente. Quindi rivederlo adesso, risentire tutti i discorsi, soprattutto quello di Namjoon, che mentre ero là già stavo in lacrime, cioè adesso figuratevi che ho letto bene tutto quello che ha detto. Io mi chiedo come può una persona anche solo pensare che in 2 anni le fans si siano scordate di loro o che siano cambiate o che siano. Cioè, raga, sono tipo maggiorate, altro che Namjoon, questo non ti credo, però tutto quello che dice mi fa sempre piangere. Sempre. Poi mi si piange pure lui con i figurati. Mi sono preparata al volo perché volevo un attimo uscire e andare al supermercato. Ho messo il cappellino. In realtà mi sono tenuta la tuta che ho sotto da casa perché tanto chi se ne. Ho messo il cappotone, le scarpe e via. Il problema, sapete cosa è successo? Perché con le cose belle ovviamente succedono anche le cose brutte, giusto? Perché bisogna bilanciare. Mentre ero lì ho avuto dei problemi con la carta. Tant'è che penso me l'abbiano tipo bloccato, non so cosa, perché non la ritrovo più né sull'applicazione né. Boh. Funziona per prelevare e pagare online, quindi per fortuna lì ero con delle amiche, quindi mi hanno potuto anticipare qualcosa prima che mia madre poi mi ricaricasse l'altra carta che io per fortuna mi ero portata. Anche se è una cosa che io odio fare, odio che la gente debba pagare per me, anche se dopo ovviamente io ho ridato tutto, ma proprio in generale mi dà fastidio come cosa. E quindi ho avuto tantissimi problemi, cioè io ho perso tipo un pomeriggio intero per stare dietro a sta faccenda a cercare di risolvere tutto invece di stare lì a fare chissà che, no? Quindi vabbè, una rosicata pazzesca. E ancora in realtà devo capire cosa sia successo, però oggi è domenica, quindi domani poi vado a sentire bene. Per fortuna mi è rimasto qualcosa dalla carta che avevo. Ho cambiato i soldi perché li avevo messi tutti in dollari. E quindi insomma posso usare quella, però è veramente una cosa orribile perché poi io l'altra carta ce l'ho per farmi. Fare i pagamenti, dei veri lavori, eccetera. Quindi, se mi hanno bloccato qualche IBAN, qualche bonifico, qualcosa, io adesso neanche lo so. Quindi, tutto meraviglioso. Sono appena tornata e sapete cosa? Prima di uscire vi stavo dicendo delle sfighe? Beh, ne è successa una forse ancora più grande, visto che non mi si accende più la macchina. Credo sia il motore, non so che cosa sia successo. Fatto sta che non si accende più la macchina, quindi per fortuna ho un supermercato relativamente qua vicino, quindi Amarok! Sono riuscita a prendere qualcosa. Il problema è che è in una strada dove non ci si può camminare in teoria, quindi ho rischiato la vita 6 volte, ma sono ancora viva. Beh, questo è il karma che mi sta punendo per tutta la bellissima settimana che ho passato, no? Perché io non avevo bisogno comunque di iniziare soprattutto i vlogmas in questo modo. Fantastico. Cioè, se è un qualche segno del destino, cioè che parli chiaro, non che mi manda ste frecciatine, ok? Mi sono presa questi biscotti con i cornflakes. Oh, minchia! No! Meno male c'ho il copritastiero. Ok, sono praticamente le 11 quasi. Non lo sono per niente oggi, ma vabbè. Sto continuando a vedermi Spider-Man anche se lo stoppo ogni 3 minuti perché non riesco a stare focus e concentrata. Nel mentre sono tornati i BTS in Corea, e in particolar modo sono appena atterrati Jungkook, Jimin e Jin. E gli altri invece arriveranno con un altro aereo perché con questa cosa hanno cambiato una sorta di regola in Corea per quanto riguarda la quarantena, Covid, test, eccetera. Quindi si sono dovuti dividere e adesso devono fare 10 giorni di quarantena isolata, che fanno 10 giorni da soli, cioè se volete compagnia, così per dire, cioè io la butto lì. Poi sono molto contenta che siano atterrati sani e salvi. Ovviamente avevamo dubbi sull'outfit del buon JK, cioè non a caso è l'amore della mia vita, raga. Avevo lasciato le chiavi a mio padre per la macchina per vedere se funzionava, se poteva collegare i cavi, ma mi ha detto che probabilmente è solo da cambiare.
quindi da pagare. Ah, perché poi non vi ho detto un'altra cosa, forse ve l'ho detta, non mi ricordo. Ripeto, questo vlog durerà all'infinito. Domani, quando mi metterò a editarlo, probabilmente perderò la mia vita. Ma ho un'altra cosa bellissima da pagare, cioè una multa. Una multa che tra l'altro mi ha tolto anche 3 punti dalla patente, e per un motivo veramente idiota e sciocco, perché io lo so dove sta questa autovelox, ci sono passata 8.000 volte in quel punto. Poi io non corro mai con la macchina, cioè specialmente in quel tratto dove c'è il massimo è 50, io andavo a 65, quindi stavo proprio lì lì per frenare. Non ho capito se hanno cambiato la metratura dell'autovelox. E quindi mi è arrivata la multa di 256 euro, cioè una cosa folle. Più, ripeto, 3 punti alla patente, che non ho capito come funziona la cosa dei punti, se piano piano poi te li rimettono, se non fai tipo cose, no? Mi sembra normale che io sono appena tornata e devo sganciare già un botto di soldi. In più non mi funziona la carta, quindi i soldi da dove li prendo? Io non li ho capito sta cosa. Il karma mi sta preparando probabilmente per un evento ancora più grande di quello che ho appena vissuto, perché sennò, cioè, il bucio di Skjul non è paragonato alla sfiga. Cioè, capite il discorso? Comunque, visto che sono già le 11, tanto rimarrò soltanto incollata qui a vedere Spider-Man. Per oggi io vi do la buonanotte. Concludiamo questo vlogmas che è già stato intenso, pesante e ricco di cose. Cioè, belle per carità, bellissime, però pure un attimino un po' troppo le cose che contrabbilanciano l'altra parte. Si dice contrabbilanciano? Non lo so. Quindi per oggi appunto è tutto. Noi ci sentiamo nei prossimi video. Saranno tanti, preparatevi, tanti video, tanti vlogmas. Però sono sicura vi farà piacere. Quindi ci vediamo presto. Ciao!